La cosa che non ho mai sopportato delle Olimpiadi è la frase "L'importante non è vincere, ma partecipare". E infatti quella frase è sbagliata. Mi ricordo che ero bambino, avevo 5 o 6 anni, avevo fatto le mie prime gare di nuoto e probabilmente, anzi sicuramente le avrò perse. Forse qualche volta mi sono anche ritirato. Allora mi ricordo che c'era sempre qualcuno che arrivava, forse, che so, la mamma di qualche mio amico o il papà o chissà chi, che veniva e mi diceva: "Non ti preoccupare, Gian Mario, tanto l'importante è partecipare". E da lì è stata un'escalation perché l'ho sentito ovunque, in radio, in televisione, degli amici. Molte volte io per primo ho preso in giro magari dei compagni, degli amici, che quando hanno sbagliato qualcosa e sono ritirati, dai, non ti preoccupare, l'importante è partecipare. Però poi crescendo mi sono reso conto che questa cosa non funzionava. A me qualche volta, che sicuramente sarà capitato anche a te, che c'è qualcosa dentro di te che ti dice: "Ma hai sbagliato, ma non è così". E allora sono andato a vedere meglio qual era l'essenza di questa frase, per poi andare a scoprire che magari nel 1908, prima dei Giochi Olimpici di Londra, una frase che era stata poi detta la prima volta dall'arcivescovo della Pennsylvania, Elbot, poi elaborata da Pierre de Coubertin, ma probabilmente ispirata da un filosofo greco, poi alla fine la sostanza era legata al fatto che in quelle Olimpiadi, no, la cosa più importante non era vincere, ma partecipare. Però attenzione, bisogna leggere bene la storia com'è andata. Sì, effettivamente la frase diceva: "The important thing in these Olympic Games is not the winning, is not so much the winning, but taking part". Non è così importante vincere, ma prendervi parte. Però la frase continuava e diceva: "The important thing in life is not conquering, but fighting well". Cioè, le cose importanti nella vita non sono quelle di conquistare, ma battersi al meglio. Questa è la frase più importante, questa è la chiave di tutto. Perché noi abbiamo attribuito questo fatto di, come dire, la pacca sulla spalla, dai, non è andata male, non ti preoccupare, l'importante è che ci hai provato, come un alibi all'insuccesso. No. E invece l'alibi non c'è. Noi dobbiamo dare nelle nostre capacità, nella nostra emozione, nella nostra passione e quello che veramente ci deve spingere allo sport, l'averci provato. Non dire: "Vabbè, tanto se va male ci ho provato". No, perché andrà sempre bene, non andrà mai male. Non è importante vincere, ma prendervi parte senza conquistare, ma potendosi battere al meglio. Che vuol dire due cose importanti: una verso di te e una verso l'avversario. Verso di te è avere avuto veramente la garanzia, la certezza, la soddisfazione anche di guardarsi allo specchio la mattina dopo e dire: "Ce l'ho fatta, ci ho provato, ci sono riuscito, dentro di me ce l'ho fatta, era quello che volevo". E ogni volta un piccolo passello ti farà fare un migliore risultato. Qualunque sia il risultato, vuoi dimagrire? Perfetto, inizia lunedì però. Non dirlo soltanto, fallo. Non hai il tempo di correre un'ora, corri 10 minuti. Qual è il problema? Fallo. L'importante è battersi al meglio con quello che hai oggi. E domani, ovviamente, è un altro obiettivo, un tassellino più in alto di quello che era ieri. Il secondo aspetto è quello quando tu combatti contro qualche avversario. Bene, non è importante vincere, ma battersi al meglio, che vuol dire che fino alla fine, fino all'ultimo secondo, devi avere rispetto dell'avversario, sia se in quel momento stai vincendo 7-1, sia se in quel momento stai perdendo 7-1. Significa che fino all'ultimo secondo, all'ultima bracciata, all'ultimo pugno, all'ultimo calcio, all'ultima stoccata, fino all'ultima possibilità, tu avrai dato il meglio di quello che puoi. E dall'altra parte anche il tuo avversario, sia che sia vincendo o perdendo, starà lottando perché si starà battendo al meglio. Questo è davvero lo spirito olimpico che veramente ci deve guidare. Non la pacca sulla spalla, quella non è educativa per noi, per i nostri figli, per le persone che vogliamo allenare, educare, per chi magari nella sua vita allena delle squadre giovanili. Bene, l'importante è che i nostri ragazzi diano il massimo in ogni cosa, perché poi quello che imparano nello sport se lo ritroveranno e lo passeranno nella loro vita, nella loro attività lavorativa, nella loro esperienza di questa vita meravigliosa. Non partite sconfitti. Partite per riuscire a fare qualcosa. E ogni cosa è un piccolo risultato che giorno dopo giorno può migliorare. Ma quel piccolo risultato significa giocarsela al meglio, con quello che avete oggi. E domani sarà qualcosa di più rispetto a quello che avete conquistato oggi. Inizia da domani. Però prima fammi sapere cosa ne pensi. Ci sentiamo al prossimo. Ciao.
Ti interessa questo argomento? Trovi tanto di più sul libro di Gian Mario Migliaccio, Formula 24 ore, strategie avanzate che vanno oltre l'allenamento. In tutte le librerie d'Italia, anche online, e sul sito ufficiale migliaccio.it. This is Sport Science Academy.